Eccoci qui alle 9:03, grazie per essere ancora qui su Padre Pio TV. Nel frattempo abbiamo in collegamento il nostro primo ospite di questa puntata, Domenico Pittella, avvocato con noi collegato da Roma, grazie per essere con noi. Partirei Grazie, grazie a voi. in realtà, diremo tante cose, ma partirei subito da quella che diciamo è la notizia che vorrei commentare con te. Abbiamo estrapolato anche questa notizia di che quest'anno ha appena fatto un anno da quando era accaduta e abbiamo appunto questo estratto dell'agenzia Adire, cognome materno, tutto è partito dal ricorso di due genitori, illegale, sono contenti e una sentenza storica. Domenico Pittella, in realtà eri tu illegale di questa sentenza storica, quindi vorrei ripartire intanto dal caso, quindi cos'era successo e perché si è arrivati alla Corte Costituzionale, lo spieghiamo per chi ci segue, anche in senso ecco, un po' meno tecnico, quando c'è qualche dubbio sull'interpretazione di qualche norma, sull'applicazione di qualche legge, solitamente si rimette ecco, la questione alla Corte Costituzionale che poi decide in ultima battuta se quella norma, quella legge è conforme alla Costituzione o meno. Quindi cosa è successo in questo caso? Allora, grazie Felice, grazie a tutti gli amici di Just Today e di Padre Pio TV. Diciamo che il caso del quale mi sono occupato, rispetto al quale è stata poi determinante la pronuncia della Corte Costituzionale, è un caso iniziato ormai alcuni anni fa, quindi ben prima della pronuncia della Corte, perché due genitori che avevano già dei figli, che portavano il solo cognome della madre, che portavano il solo cognome della madre perché erano stati riconosciuti solo successivamente dal padre, decidono di sposarsi, aspettano un altro figlio e vogliono dare all'ultimo figlio il solo cognome della madre. Perché? Perché era lo stesso cognome che identificava i primi figli. Si rivolgono a me e io chiedo, allora al tribunale di Lagonegro, che è chiamato a pronunciarsi in primo grado, di consentire di dare all'ultimo nato in costanza di matrimonio il solo cognome della madre, lo stesso cognome dei fratelli già nati, e in via subordinata, ove il tribunale non avesse accolto l'interpretazione prospettata, di rimettere alla Corte Costituzionale. Il tribunale ci dà torto, arriviamo poi alla Corte d'Appello di Potenza che rimetterà la Corte Costituzionale. La pronuncia della Corte decide, diciamo, in base ad una ordinanza di autorimessione, in base ad altre due ordinanze, Corte d'Appello di Potenza e poi ordinanza di rimessione da parte di un altro giudice. E quella pronuncia sarà importante perché troverà applicazione anche per i procedimenti, consentirà poi, adesso parliamo di ciò che è accaduto, consentirà poi ai miei assistiti di poter dare all'ultimo nato il solo cognome della madre. Ora, lì qual è il punto? Tutti quanti ricorderanno che il cognome del nato era il cognome del padre. Do a mio figlio il mio cognome, il cognome appunto del padre. Questa è una regola dovuta alla tradizione. E però è una regola, se ci pensiamo, assolutamente non più in sintonia con i tempi, non più in sintonia, uno, con il principio di parità tra genitori, perché il cognome del padre sì e quello della madre no, e due, con l'interesse sotteso all'identità personale del nato, perché il nato è colui che viene da entrambe le famiglie e dal momento che il cognome contribuisce a costruire l'identità di ciascuno, è giusto che di regola il cognome rispecchi entrambe le famiglie di origine. Questi erano i due grandi problemi. Due problemi che si ponevano alla luce della Carta Costituzionale, l'articolo 3 della Carta Costituzionale, in particolare sul principio di uguaglianza, l'articolo 2 sulla tutela dei diritti inviolabili, e anche alla luce dell'articolo 8 della CEDU. Non a caso c'era stato sul punto una pronuncia importante della CEDU, la pronuncia Cusan Fazio di alcuni anni fa, che aveva detto che la normativa italiana non va bene. E arriviamo alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, diciamo, ci dice alcune cose molto importanti. Ci dice che quella regola, la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio, è una regola che non va bene. Perché? Uno, perché rende invisibile la madre. Il cognome è importante perché il cognome
contribuisce, come dicevo, a costruire l'identità del nato. E il nato chi è? L'identità, cioè il diritto ad essere se stessi, nient'altro che se stessi. Chi è il nato? È colui che nasce da padre e anche dalla madre, che proviene dalla famiglia del padre e anche della madre. E allora viene superata, perché dichiarata incostituzionale, la norma che prevedeva l'automatica attribuzione del cognome del padre. Altro probabilmente anche figlia di un retaggio, ecco, culturale, lo possiamo dire, retaggio culturale che l'Italia porta con sé da molti anni, per cui appunto diciamo c'era questa automatica imposizione del cognome paterno, senza diciamo probabilmente mai nemmeno discuterne, ecco, del ma che cosa succede se mettiamo o non mettiamo il nome della madre. Qual è, Domenico, ecco, diciamo, il passaggio che secondo te ti ha colpito di più poi di questa sentenza della Corte Costituzionale, che in qualche modo poi rappresenta sicuramente un tuo successo anche professionale? E quindi oggi qual è il diritto che ha il nascituro, il bambino che nasce, e che cosa può pretendere la madre rispetto al marito? Oggi cosa cambia? Oggi rispetto a prima si aprono le porte al principio dell'accordo, cioè i genitori d'accordo tra loro decidono se dare il cognome solo di uno, solo dell'altro, se non c'è accordo andranno entrambi cognomi. Questa è la grande novità, il principio dell'accordo. Poi se c'è accordo, dirà la Corte, potranno dare il solo cognome dell'uno o dell'altro. Il che è stato importante per, diciamo, il caso che ho curato io, perché grazie a questa pronuncia, poi dinanzi alla Corte d'Appello di Potenza, io ho chiesto di consentire, proprio alla luce di questa pronuncia, nel processo in corso che era stato sospeso a fronte dell'ordinanza di rimessione la Corte Costituzionale, ho chiesto di consentire di dare il solo cognome della madre. Però nel mio caso c'era un interesse ad hoc a dare il solo cognome della madre, perché è il solo cognome dei precedenti fratelli e sorelle. Diciamo, quando non c'è un interesse ad hoc, la Corte Costituzionale in parte conserva non tanto la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno, ma diciamo più che conserva, lascia, consente ancora ai genitori di dare il cognome che ritengono, quindi anche solo quello del padre e anche solo quello della madre, anche quando ciò non corrisponda ad uno specifico interesse del nato. Da questo punto di vista la pronuncia è stata criticata in dottrina, perché una cosa è dire che se ci sono fratelli e sorelle che hanno già un cognome, alla luce dell'interesse, diciamo, sotteso all'identità familiare, e quindi anche dell'ultimo nato a portare lo stesso cognome di coloro con i quali svilupperà la propria identità, allora lì va solo un cognome. Altra cosa è dire che i genitori possono sempre decidere se dare solo un cognome o solo un altro cognome, questo è il punto. In ogni caso è una importante, rivoluzionaria, se si tiene conto di quella che era la regola vigente. Quindi oggi i genitori italiani possono decidere di dare il solo cognome del padre o il solo cognome della madre. Se non c'è accordo, andranno entrambi i cognomi. Poi si pone il problema: sì, andranno entrambi i cognomi, ma in quale ordine? Questo lo deciderà il giudice. Dovrà però intervenire il legislatore. Lo abbiamo detto, diciamo, in più sedi, sono stato audito in commissione giustizia alla Camera sul punto. Dovrà intervenire il legislatore perché il figlio del figlio chiaramente non potrà portare quattro cognomi, il figlio del figlio del figlio non potrà portare poi, mi pare, otto cognomi. Quindi è urgente un intervento legislativo in materia. Infine una domanda, ecco, anche questa te la pongo in maniera non tecnica, soprattutto per i nostri telespettatori che ci seguono. Questa pronuncia come incide, e se può incidere, sui bambini che sono già nati, che sono minorenni, se la mamma può o non avere una pretesa alla luce di questa sentenza della Corte Costituzionale? In realtà no, anche per un'esigenza, diciamo, di certezza del diritto, perché il cognome svolge due funzioni. Una attiene all'identità personale, contribuisce a costruire l'identità, abbiamo parlato, e l'altra è la funzione identificativa svolta dal nome, che diciamo, attiene ad un'esigenza di ordine pubblico. E allora da questo punto di vista la pronuncia non può applicarsi retroattivamente, la pronuncia si applica solo per i nati successivamente alla pronuncia, salvo che per i processi, diciamo, ancora in corso, relativi all'attribuzione del cognome, ed era proprio il mio caso.
che io poi ho potuto applicare la pronuncia proprio grazie al fatto che il processo era in corso e allora, anche se il nato era nato precedentemente, io ho applicato la pronuncia, ho chiesto alla Corte d'Appello di Potenza di consentire di dare il solo cognome della madre. Quindi per i precedenti cosa accade? Beh, per i precedenti, giustamente tu Felice, tieni conto dell'esigenza della madre a poter trasmettere anche il proprio cognome. Beh, per i precedenti si può utilizzare un procedimento ad hoc, che è quello previsto dal 396 del 2000, per cambiare il cognome, però su questo ci sono, diciamo, diversi dubbi interpretativi. C'è chi propone di intervenire, diciamo, per via legislativa, anche rispetto ai cognomi precedenti. Sicuramente una cosa è possibile. Il maggiorenne può chiedere la modifica del proprio cognome, quindi può chiedere, ove chiaramente ne abbia interesse, di aggiungere il cognome di un altro genitore. Questo può farlo senza alcun dubbio, però seguendo, come dire, le regole, il procedimento previsto dal 396 del 2000, il DPR 396 del 2000 e diciamo, le linee guida delle prefetture in materia. Io stesso sto seguendo un caso in cui un 25enne vuole aggiungere al proprio cognome paterno anche quello della madre. Quindi da questo punto di vista certamente il nato potrà poi in futuro intervenire sul proprio cognome proprio perché vi è un interesse, come dicevo, che attiene all'identità personale, a che venga rispecchiata non solo la famiglia paterna, ma anche quella materna. Perfetto, Domenico, abbiamo in realtà ancora qualche secondo, quindi ne approfitto. Abbiamo anche un'altra scheda, un altro link da aprire. Sei insieme a Vincenzo Greco, uno dei Deus Ex Machina della scuola Greco Pittella, scuola che si occupa di formare i giovani per concorsi di magistratura, per avvocati, per concorsi pubblici, chi più ne ha più ne metta. Sul concorso di magistratura ti chiedo in particolare, ecco, 30 secondi, qual è secondo te oggi l'ostacolo più grande che trovano i ragazzi che preparano il concorso di magistratura e come pensi sia oggi la formazione che ha uno studente universitario al termine appunto dei suoi studi per poter partecipare oggi direttamente appunto al concorso di magistratura? Diciamo che una domanda che tu poni riguarda un po' tutti i concorsi pubblici e questa domanda è particolarmente attuale perché in questo momento storico, con la carenza di organico che caratterizza le pubbliche amministrazioni, è molto importante recuperare le risorse giovani. E diciamo che l'università quale problema presenta? L'università non fa scrivere. All'università non si scrive per superare i concorsi pubblici, dal concorso pubblico per un dottorato al concorso per magistratura, al concorso per prefettura o anche all'esame di abilitazione forense, serve scrivere. Quindi da questo punto di vista, certo, c'è un problema. Scrivere è fondamentale perché poi è quello che si farà durante la vita professionale, si scriverà la sentenza, si scriverà un atto giudiziario e così via. Quindi da questo punto di vista vi è uno scollamento chiaro tra formazione universitaria e competenze richieste per superare un concorso pubblico, l'esame di abilitazione forense. Con Vincenzo noi abbiamo creato una scuola ormai da anni che ha avuto importanti, diciamo straordinari anche risultati in questi anni nella preparazione di aspiranti avvocati, magistrati, notai, commissari di polizia, con, devo dire, davvero numeri molto molto importanti. E sicuramente noi abbiamo utilizzato un po' questa regola, fare quello, tutto quello, ma anche solo quello che è necessario per superare quell'esame o quel concorso. Quindi da noi per magistratura si scrive, certo che si scrive tanto, cosa si studia? Si studia ciò che è necessario a studiare per magistratura, poi chi vuole approfondire ha da parte nostra tutti i consigli per, diciamo, e andare più a fondo, però noi garantiamo un'assistenza continua e garantiamo appunto tutto quello che è necessario per avere la preparazione appunto adeguata ad affrontare questo percorso. E poi c'è un altro aspetto, Felice, molto importante, che la laurea in giurisprudenza apre tantissime porte.
c'è un problema di orientamento e di scelta della strada da intraprendere e quindi c'è anche un rischio, come dire, di dispersione, ecco, poi. E da questo punto di vista la nostra scuola è importante anche perché noi ci siamo sempre, tutti i ragazzi hanno i nostri contatti personali e ancora a scuola si conoscono un po' coloro i quali saranno i compagni di strada nella loro vita, anche professionale, perché tra i banchi, appunto, si incontrano i futuri compagni di strada e anche questo è un aspetto fondamentale. Anche questo è un aspetto fondamentale, bisogna lavorare anche su questo aspetto, ecco. Perfetto, Noi grazie. ti aspettiamo a scuola, eh? Cioè, ti Grazie. aspettiamo a scuola proprio per fare una chiacchierata e per organizzare insieme un evento in materia giuridica perché sappiamo tutti che sei un brillante collega e un brillante giurista. Grazie, grazie per i complimenti non dovuti, ecco, e non richiesti sicuramente. Grazie per essere stato con noi, Domenico Pittella, avvocato, e a riaverti magari prossimamente ospite delle nostre puntate, perché no, magari qualche giorno proprio ospite qui dei nostri studi a San Giovanni Rotondo. Ancora grazie e buona giornata. Piacere, grazie. Noi ci fermiamo qualche secondo per un break pubblicitario e poi torniamo con gli aggiornamenti.